buongiorno. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo governo. The first message I would like to send is that i sussidi finiranno. Ai giovani bisogna dare di più. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione. Abbiamo l'opportunità di fare molto. We have ample resources. But actually, I think the best thing I could do is to give you a candid assessment. The euro is like a bumblebee. It shouldn't fly, and instead it does, which is a mystery in nature. You would see that the world is entirely different today, and for the better. Believe me. Lo dico ancora un'ultima volta. Dobbiamo essere vicini ai giovani, investendo nella loro preparazione. Solo allora, però, con la buona coscienza di chi assolve al proprio compito, potremo ricordare ai più giovani che il miglior modo per ritrovare la direzione del presente è disegnare il tuo futuro. Alla distruzione del capitale fisico che caratterizzò l'evento bellico, molti accostano oggi il timore di una distruzione del capitale umano di proporzioni senza precedenti dagli anni del conflitto mondiale. Dobbiamo ora pensare a riformare l'esistente senza abbandonare i principi generali che ci hanno guidato in questi anni. L'adesione all'Europa con le sue regole di responsabilità, ma anche di interdipendenza comune e di solidarietà. La costruzione del futuro, perché le sue fondazioni non poggiano sulla sabbia, non può che veder coinvolta tutta la società, che deve riconoscersi nelle scelte fatte, perché non siano in futuro facilmente reversibili. La strada si ritrova certamente, e non siamo soli nella sua ricerca. I think I will stop here. I think my assessment was candid and frank enough. Thank you. Probably there was something in the atmosphere, in the air. Cannot run out of money. Believe me, it will be enough. All'appello del Presidente della Repubblica.